Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce, dal professore di vita, dal docente di esistenza. Sono qui con mia madre. Buonasera, madre. Buonasera. Cosa si prova ad essere la madre del docente di esistenza? Sei consapevole di essere la madre del docente di esistenza? Beh, in buona parte sì. Là dietro c'è anche il piccolo ragoncino, non so se lo vedete. Allora, video breve questa volta, 7-8 minuti. Spero che non mi tremerà troppo la mano. Al massimo andrò all'ospedale per tunnel carpale, per tenerlo così sollevato senza muovermi un secondo. E niente, vorrei chiederti se mi dici molto gentilmente due miei pregi e due miei difetti, ma magari te lo chiedo alla fine per i saluti. E a grande richiesta torniamo a fare un video. Stavolta sei inquadrata anche tu perché ha avuto molto successo il nostro dialogo, è piaciuto a molti, quindi eccoci qua. Non ho preparato nulla, spontaneo come sempre. Innanzitutto, confermi che io ogni tanto ti chiamo generatrice. Ti piace quando ti chiamo generatrice? Colei che ha generato il sottoscritto? Sì, mi chiami spesso, però va bene. Non Confermo, ti chiamo sì. generatrice spesso? Sì, Come ti perché chiamo mi chiami spesso? Come ti generatrice? chiamo? Di più generatrice, Mi chiami mamma, madre. 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 E a proposito di generare, Sì. mi viene in mente questa tematica. Innanzitutto, io sono antinatalista, sono contrario al generare. Però ovviamente arrivano dei fanatici nel mio canale che distorcono, si dice distorcono, è meglio dire distorciono. O manipolano, o mistificano, Distolgono, distolgono. distolgono. Cosa dici distolgono? Non stavo dicendo che manipolano, non che Ah. tolgono l'attenzione. Vabbè, comunque, manipolano il mio pensiero, vengono a dire: ah, ma io hai ragione, Enrico, mister nichilista, professore di vita. Io infatti penso che i genitori vadano odiati, provo un profondo disprezzo per mia madre che mi ha messo al mondo. Non è il mio pensiero, cioè io razionalmente penso che sia male mettere al mondo qualcuno. Poi una volta che questo fatto è compiuto, per esempio nel mio caso io sono nato 37 anni fa, non è che mi metto a accusarti perché mi hai fatto nascere, non dovevi, che crimine hai compiuto. Certamente molti traggono spunto dei miei titoli del tipo: mettere al mondo dei figli è criminale, però è chiaro che è un'iperbole. È ovvio che non voglio l'arresto perché mi metto al mondo dei figli, però voglio enfatizzare il fatto che davvero sarebbe meglio non procreare. Chiaramente non sei d'accordo con me, ovviamente. Tu non la Ma pensi. perché ci sono veramente dei figli che se la prendono con i genitori perché li hanno messi al mondo? Adesso a parole mi hanno detto così, Non poi se credo. effettivamente stanno a discutere, perché mi hai messo. Più che altro è stupido, perché anche se uno la pensa in quel modo lì, ripeto, io sono contrario al mettere al mondo figli. Però una volta che il fatto è compiuto, che senso ha? Non serve, non è che si torna indietro, no? Quindi bisogna cercare di costruire relazioni di qualità, non cercare lo scontro. Comunque, al di là delle esasperazioni assurde, io sono contrario a mettere al mondo figli e penso che sia male mettere al mondo figli. Tu comunque non la pensi come me, insomma, hai messo al mondo me, mia sorella, tua figlia, però e non sei contraria. Uno può dire: vabbè, ho messo al mondo figli, però poi ho capito che in effetti è così, è meglio non provare. Tu, insomma, hai una visione più positiva di me della vita, Ma insomma, non consideri, non, io ho quella visione lì perché considero la vita male, tu non consideri la vita male. Un male. assolutamente no, ma un conto è se va bene, non sei d'accordo sul mettere al mondo figli, anche perché soprattutto tu non vorresti farne, non vuoi farne, ma da lì a dire che mettere al mondo figli è un male, è proprio. C'è una bella differenza. Un male, cioè perché un male? È una cosa più che bella, soprattutto se i figli si desiderano. Perché deve essere un male? Non. Io ho doppio piano, io non voglio mettere al mondo figli, soprattutto naturali, poi l'adozione è un altro discorso, se non la possibilità è sicuramente qualcosa di più nobile,
però non voglio mettere al mondo figli biologici, e questa è la mia visione soggettiva riguardo me. Però sono anche contrario proprio all'atto in sé di generale. Io non sono contento se anche un'altra persona, se un'altra persona mette al mondo un figlio e lui è contento di farlo, io non sono contento perché considero, ma perché nella mia visione filosofica della vita, la vita è male. Tu dici la vita come la ritieni, non la ritieni un male, quindi chiaramente non ha senso che tu la possa pensare, è normale che tu non la pensi come me, ma tu come hai una visione opposta alla mia, cioè ritieni la vita un dono meraviglioso oppure una posizione intermedia, la vita magari ha luci e ombre, perché per me la vita è male. Poi attenzione, dire che la vita è male non significa non ci possono essere dei piaceri e non ci sia comunque, non abbia senso battersi per trovare una felicità, però al netto di questo per me la vita è male, per te la vita che cos'è? È una meraviglia, è una via di mezzo. Come ti senti? A dire la vita è un dono meraviglioso, è un po' eccessivo, cioè forse un po' retorico, però per me la vita è essere al mondo, è una cosa bella. Purtroppo la vita, io credo che la vita sia breve, quindi dico purtroppo perché dura poco, ma per il resto io Sì. Io sono assolutamente favorevole alla vita. sono contrario alla vita e sono però io non amo la vita, ma amo le persone. Cioè, io penso che non si debba amare la vita perché mi sembra un'ideologia, ma si deve imparare ad amare le persone, se stessi e gli altri. Ma sono contrario alla vita. La vita, secondo me, è una nemica e noi dobbiamo vivere nonostante quello che è la vita, sopportando la vita e cercando di addolcirla. Per me la felicità è addolcire i mali dell'esistere. Sono leopardiano in questo senso e quindi da lì ne consegue la mia contrarietà a fare figli. Vabbè, però se tu sei contrario a fare figli non esisterebbe nessuno di noi, non Sicuro. esisterei io, non esisteresti tu, cioè Ma se tu non ci fossi, non esisterebbero i nostri, i miei nipoti, nessuno. ma attenzione, essere contrario alla vita non significa che se poi, che ne so, tua sorella, un tuo parente fa un figlio, poi tu non ti possa affezionare a quel nipotino, Vabbè, quel figlio. chiaramente. Perché appunto il legame è nei confronti della persona, non della vita in sé. E anche perché poi quel nipotino, insomma, per esempio, io quello che non capisco è questo. Tu mi metti al mondo, a maggior ragione se il rapporto è bello, e tra me e te, al di là dei litigi che è inevitabile ci siano, per me, tra me e te il rapporto è sempre stato bello, il momento in cui sono nato, tu mi hai messo al mondo, comporta una certezza assoluta, a meno che non capiti, ma non è diciamo, non è l'ordinarietà. Io vado a morire prima di te, e in quel caso il dramma è per te, ma nell'ordinarietà delle cose io vedrò perdere te. Allora io sono messo al mondo e poi mi lego a te, se il rapporto è bello ancora di più, e poi ti dovrò vedere morire. A me basta questo per dire inaccettabile. Non perché non si possa con difficoltà riuscire a elaborare il lutto, però se non fossi nato non dovrei elaborare il lutto. Quindi in questo senso la tragedia della vita io la vedo evidente. Poi non sono tra quelli disfattisti che dicono è tutto schifo, non si può essere felici. No, io descrivo queste cose, poi dico sopportiamo i lutti, amiamo, viviamoci bene, costruiamo una felicità multiplastica, le giuste priorità, è possibile. Io non sono un disfattista, però non elogerò mai la vita, insomma. Comunque penso che al di là di queste cose che non concordi molto su di me, sull'idea della vita, però concordi sul fatto che poi però al di là di generare è importante poi essere dei buoni genitori. Molti magari mettono al mondo il figlio di leggerezza e non sanno fare molto i genitori, no? Quella è la posizione su cui possiamo convenire, cioè Beh, che certamente bisogna essere in grado di fare i genitori, sicuramente anche i figli, anche essere figli non è facile. Capisco il tuo punto di vista, quello che hai appena detto, e forse è proprio per quello che non sei un po' negativo nei confronti della vita, per il discorso che poi i genitori prima o poi si perderanno, su questo capisco. Il fatto che io Però abbia quelle idee della vita delle motivazioni, non è che così, senza motivo, no? è già molto positivo comunque capire che l'importante è instaurare buoni rapporti con le persone e Sì, perché vivere in maniera di rendere le cose più facili, più vere, più più vere. Cercare di, con un po' di filosofia e anche, perché no, di ironia, di affrontare le cose della vita.
nella maniera migliore. Assolutamente, sì, infatti io non mi fermo alla constatazione di quello che è la vita. Se uno mi chiede cosa pensi della vita, io dico questo. Però siccome ci sono, ci siamo, che facciamo? Continuiamo a passare il tempo a dire solo che cos'è la vita? No, cerchiamo di viverla al meglio, questo assolutamente sì. Ecco, ultima cosa, mi viene da dire, non so perché ho letto un articolo prima, di bambini che si sono, cioè, culle scambiate, si sono accorti, ho letto prima la notizia di uno che si è accorto, è venuto fuori dopo anni e anni, che erano state scambiate le culle. E a me viene questa osservazione. A me non sembra un grosso, cioè, è meglio che non accada, per carità. Però, sinceramente, metti che tu, facciamo un esempio assurdo, ora ho 37 anni, ma anche se ne avessi 18, scoprissi, viene fuori in qualche modo, che hanno, quando, 37 anni fa, in realtà io non sono tuo figlio, biologico, hanno scambiato le culle. Quindi hanno dato, insomma, hai allevato me, che ero nato dalla pancia di un'altra, e quello che era nella tua pancia era stato allevato da qualcun altro. Io ritengo che non cambi più di tanto, nel senso che io sono comunque tuo figlio, cambierebbe qualcosa. Se adesso scoprissi che io non sono dalla tua pancia, ti cambierebbe qualcosa? No, essenzialmente, essendo, avendoti cresciuto io, sicuramente sono, Mia cioè, mi madre? considererei comunque tua madre. Dopo però, Avresti curiosità di sì, vedere quel bambino che crede nella pancia o no? avrei, certamente sì, ce l'avrei perché, appunto perché l'ho avuto io in grembo, poi magari mi rendo conto che per il figlio, per il bambino che adesso sarà un adulto, Sua madre è quella che ha avuto. non, sì, non è indispensabile sapere chi è la madre biologica, a meno che non gli venga detto e allora anche lui abbia la stessa curiosità. Però penso si possa dire, ecco, la vera madre, insomma, la vera madre è quella che cresce. Cioè, Sì, però faccio un esempio, per esempio, certamente, però io do importanza anche al discorso biologico. diciamo che invece io no, io la biologia la considero, cioè la biologia la considero per quello che è, cioè non faccio differenza fra, può sembrare una cosa brutale, ma io lo dico, pipì, feci e feto. Anche se il feto poi è una potenziale vita, però in quel momento lì è davvero nulla, è un ammasso di roba. Però capisco la tua visione un po', insomma, meno cruda della mia. No, volevo dire un'altra cosa, non mi sono dimenticato, su biologia, bambino. Ah no, faccio un esempio, io sono cresciuto a livello di punti di riferimento genitoriale solo con te, se avessi avuto, perché appunto tu e padre biologico mio divorziati quando ero piccolo, se avessi avuto un compagno in casa da subito quando avevo 5 anni, fossi cresciuto con lui e con te, lui sarebbe, questa eventuale figura maschile sarebbe stata mio padre. Non è che il mio padre vero era il padre vero, è quello che mi avrebbe cresciuto. Sì, su Quindi questo sono d'accordo. il padre biologico è quello che effettivamente che ha metà del tuo DNA, però è quello che dico io che per me è del tutto insignificante. Cioè, se tu non hai un rapporto con una persona che è legata a te dalla biologia, non c'è rapporto. Senti un qualche legame. Io, cioè, faccio fatica a pensarlo. Se tu scoprissi che, ecco, per esempio, se tu scoprissi che, vabbè, se uno potrebbe dire il bambino l'ha avuto 9 mesi nella pancia, però, insomma, al di là di quel dettaglio, avresti un legame, un minimo Vabbè, di. no, cioè, se lo venissi a sapere per forza di cose, se non lo vengo a sapere, amen, ma se lo venissi a sapere, appunto, dicevo, avrei la curiosità di Sì. conoscerlo, poi naturalmente la madre sarebbe un'altra, Non potete però dire. magari si potrebbe instaurare un rapporto Quello. senza necessariamente avere dei rapporti soltanto se lo si vuole, non Sì. obbligatoriamente, ecco. Poi Wow. magari anche un rapporto di No, quello che amicizia, voglio dire è che non è che se vabbè. scoprissi quello di tuo Certo che il figlio. fatto di averlo partorito addirittura, cioè, condiziona parecchio una volta che lo scopri. Questo Non è una cosa da può essere perché la niente. madre ha quell'aspetto dei 9 mesi. Poi se siamo sposti al padre biologico, a quel punto no, perché non c'è niente. L'uomo non ha la gravidanza. Dico, nel caso del padre biologico, ancora di meno, perché cos'era il suo seme, cioè, conta ancora di meno. Posso capire che il seme è Madonna, molto di meno che la appunto. gravidanza, no? Perché Per perlomeno me è lo ospiti. importante anche quello, perché comunque dopo dentro c'hai i geni, ci sono i caratteri della persona che ti ha Capito. generato, Quando tu non hai niente in comune, scoprissi non che hai quel niente in signore, comune con l'altro, il capisci che genitore. quel Giorgio di 37 anni in realtà era tuo figlio biologico.
scopre questa velocità che dici, per me penso che ti sentiresti che vuoi bene a quello lì. No. No, bene, no, perché non, cioè, oddio, non l'ho cresciuto, però non so. Proveresti qualcosa? Io Non è questione di provare, è questione di vedere che magari in un figlio che hai creato tu, che hai generato tu, c'è qualcosa di tuo, nel no. senso che Fisico magari però. ti somiglia, è fisico, ma ti sembra poco? Vabbè, non sembra poco, è Rispetto come all'interiorità, se tu, sì, però. Vabbè, che tu non avrei dubbi, perché fisicamente mi somigli, ma chiaro. se tu non mi assomigliassi per niente e poi da qualche altra parte ci fosse un ragazzo che pur non avendolo cresciuto mi assomiglia Però molto, ti cioè, somiglierebbe solo mi sarebbe fisicamente, però ti indifferente. somiglierebbe solo fisicamente di te a livello di esempio, non avrebbe preso nulla del tuo esempio, della tua, Vabbè, sì. del tuo carattere. Se cioè io mi sono vissuto con te, anche se fossi non fisicamente tu, avrei preso più di te. Certamente, però No, no, la ma somiglianza, cioè, magari ci sono anche dei figli che somigliano anche molto ai propri genitori, è. Non so, però quindi se fosse un po' ti mi somiglia, ma farebbe se effetto. fosse completamente diverso, se fossi così. Ma cosa c'entra? Fosse come gli occhi strabici così. E Non saresti neanche normale così, vabbè, se non scusami. fossi normale, dico, Vabbè, non avresti meno legame nei miei confronti, se non fossi normale. no, ma che discorsi. È quello voglio dire, insomma, non è che la somiglianza fisica, sì, oddio, ti può fare effetto, per carità, guarda, ai miei occhi, però penso che conti più al mio cuore, a un certo tipo di miei valori. E basta, concluderei salutando il pubblico dicendo, ti vengono due aggettivi per descrivere, cioè due qualità mie e due difetti miei? Due qualità? Beh, sei molto generoso e anche disponibile se qualcuno ha bisogno di te. Ecco, sei anche molto tranquillo, molto calmo, nel senso che riesci a gestire bene il rapporto con una persona, magari anche se ti fa arrabbiare, parlo anche di un amico come può essere una sorella o un parente, conoscendo il Autocontrollo. suo carattere ti riesci bene a controllare, ecco. E due difetti? Beh, infatti sei molto testardo, soprattutto sì, quando ti metti in testa qualcosa non ce n'è, cioè tu vai avanti per la tua strada e non c'è niente da fare, Può essere. secondo me. Un altro, Niente, poi un se altro c'è, potrebbe anche non esserci, difetto. quindi ci fermiamo a uno. Sì, adesso mi viene in mente, non so, che forse ti autoelogi molto, Vabbè, certo, quello sì. però Però perché è un difetto l'autoelogiarsi, cioè. perché l'elogio forse dovrebbe essere fatto più dagli altri che da se stessi, però può Va anche bene. non essere un difetto, per me è un piccolo difetto, via. Ma secondo me dipende se la propria, il proprio, insomma, il proprio autoesaltarsi, quello, la propria considerazione di sé ha attinenza con la realtà. Perché ci sono persone che si dicono: io sono il più buono del mondo, io sono più bravo ad amare, ed è completamente inconsapevole invece delle sue lacune, magari proprio. Ah, sì, Legate, ci sono certo. persone che si credono, soprattutto nella mia vita di esperienza, mi è capitato uomini a sentire dire che dicono si vantano di loro essere romantici, grandi, io amo e tutto, in realtà sono dei coglioni, no? E allora dice, uno effettivamente può essere conscio di sé, io sono molto, che ne so, sei tu generoso, molto gentile, e di fatto è vero, e lo direbbero anche gli altri. Insomma, io penso che le cose che di me esalto ci sono, attenzione, io mi dico che sono uno dei più buoni che abbia mai conosciuto, più gentili, più dolci. Credo che mi conosce constata questo alla fine, al di là che magari uno potrebbe dire cosa esagero nell'autoelogio, magari, perché comunque io mi ritengo interiormente eccelso, mi do un 10, magari gli altri mi darebbero un 9, un 9,9, è vero, in effetti. Un 8. Va bene, beh, testardo, per esempio, non volevi fare questo video ora, perché dicevi, ora sono stanca, sei più tardi, ho insistito per farlo. Sì, no, vabbè, anche, ma poi dopo ci sono momenti e momenti, No, vabbè, momenti in cui sì. uno è più
è più disponibile, altri un po' meno, però. Secondo me per le cose che mi interessano sono di Starpo. Va bene, allora, bel video. Vuoi dire qualcosa? Un messaggio? Piccolo saluto? Piccolo. Adesso auguro una buona serata a tutti e un buon proseguimento di giornata. Sì, oggi è lunedì, giusto? No, è Oggi è martedì. martedì. Non so se lo carico, posso lo carico domani che è mercoledì. Quindi buongiorno, buon pomeriggio, buonasera o buonanotte. Ciao a Vabbè, tutti allora. giusto, sì. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao.